Salve a tutti e ben ritrovati con l'undicesimo episodio della serie Vie, Verità, Vita. E oggi mi trovo in una via del centro storico, caratterizzata da un nome importantissimo per questa città. Infatti il suo nome è Via Urbano VIII ed è colui che cambiò definitivamente il nome di Casteldurante in Urbania nel 1636. In questo episodio vi racconterò brevemente cosa successe da quella data in poi, ma prima vorrei però focalizzare l'attenzione su quest'uomo. Costui nacque a Firenze nel 1568 con il nome di Maffeo Barberini. Era di famiglia molto agiata e già da giovane mostra una spiccata dote per gli studi, ottenendo un dottorato in legge poco dopo i 20 anni. Poi più avanti venne ordinato prima diacono, poi sacerdote a 36 anni, ma la sua carriera fu una scalata al successo, venendo eletto in gradi sempre più alti, fino a raggiungere l'elezione di Papa a soli 55 anni. E nel suo lunghissimo pontificato di 21 anni venne criticato da alcuni per le tante guerre che infestavano l'Italia durante il suo mandato. Tuttavia, molti altri lo riconoscono come un sostenitore della pace, protettore delle doti, amante della giustizia e responsabile della costruzione di tante fabbriche a Roma, ma anche fuori. Gli urbaniesi gli furono debitori per la cessazione delle liti interne della città, che venne trasformata in diocesi, assumendo un ruolo ancora più privilegiato nel territorio. Da qui in avanti, Urbania rimase sotto il controllo della Chiesa per alcuni secoli e progredì grazie anche all'arte della ceramica, e dando i natali a vari studiosi e persone di culto. E non vi furono enormi cambiamenti, perlomeno fino all'arrivo dei francesi di Napoleone, che presero il controllo della città, come del resto gran parte dell'Italia, per circa una decina di anni, fino al 1814. Poi Urbania ritornò sotto il dominio della Chiesa, fino a che già dal 1849 i moti garibaldini stavano già portando piccoli cambiamenti. E qui il nostro Golini ne fu il più grande sostenitore. Il 15 maggio di quell'anno 150 soldati, sostenitori di Garibaldi, invasero Urbania, ma il vescovo Boscarini diede loro 150 scudi per ritirarsi. Il 12 giugno, sempre di quell'anno, altri 900 soldati garibaldini, cacciati da Urbino, vennero in Urbania, ma partirono fortunatamente il giorno seguente, senza lasciare danni ingenti. Verso la fine di luglio, poi, altri 4.000 garibaldini minacciavano il territorio di Urbania, ma vennero comunque sconfitti dagli austriaci a Pian di Pietra e si dispersero nel territorio. Nel 1860, infine, Urbania entrò a far parte del Regno d'Italia e la nuova giunta comunale si insediò il 10 settembre di quell'anno. Pochi sanno comunque che vi sono testimonianze di alcuni eventi, purtroppo negativi, che colpirono Urbania e sono riportati proprio nella colonna di San Cristoforo in lingua latina. Uno fu il terribile terremoto che avvenne il 4 aprile ed il 3 giugno del 1781 e, come documentato da Don Rossi, provocò lo sfollamento dell'intera popolazione dalle proprie abitazioni, che si rifugiò davanti al barco con delle tende improvvisate per circa 45 giorni. Il Consiglio Comunale dell'epoca si riunì per provvedere alle necessità e fare un resoconto dei danni causati. E fortunatamente non vi furono danni ingenti in città, ma ancora più importante, non vi furono vittime. Un altro brutto evento fu l'avvento del colera, detto anche morbo asiatico, nel 1855. E se vi ricordate, ne avevo già parlato nel secondo episodio. Essendo un virus beffardo e con un tasso di mortalità molto alto, il comune decise di proibire divertimenti pubblici e privati per tutto il 1856, ma causò comunque 56 decessi questa epidemia. Il consiglio comunale chiese al vescovo di benedire le corone d'argento della Madonna e le chiavi del patrono San Cristoforo come protezione. Parlando di tempi più recenti, verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, accadde poi il più tragico evento della storia di Urbania. Ma ne parlerò nel prossimo video. Bene, per ora qui è tutto. Ci vediamo presto con il prossimo episodio, che vi annuncio sarà l'ultimo della serie Vie, Verità, Vita. Perlomeno della prima stagione. Perciò state sintonizzati, mi raccomando. Ci vediamo la prossima settimana.